storia e la ricerca saranno il cuore della partecipazione per la stazione zoologica Anton Dorn di Napoli alla manifestazione internazionale Slow Fish, che si terrà nell'ambito di Slow Food di Genova. Un team di esperti di comunicazione incontrerà il pubblico nello stand dedicato all'ente di ricerca, che per questo prestigioso evento sarà corredato di microscopio per permettere al pubblico di capire le forme di vita planctoniche, le più diffuse nel Mediterraneo. Lo sappiamo che Slow Food sta facendo un'opera fondamentale per far crescere gli italiani, anzi i cittadini del pianeta, rispetto a una responsabilità che abbiamo tutti noi come consumatori. Noi mangiamo tutti i giorni, se scegliamo bene quello che mangiamo orientiamo le scelte di un'industria importantissima come quella del settore alimentare. Slow Fish comincia a presentare il problema dal punto di vista non solo di chi produce e lo fa in modo più responsabile come si fa nel chilometro zero, nell'economia agricola eccetera, ma anche per educare i consumatori a essere più responsabili rispetto a quello che scelgono di comprare sul mercato. E la stazione zoologica si occupa da sempre di ricerca in ambiente marino. Tra i suoi obiettivi ci sono quello di contribuire a quello che è un principio della nostra Costituzione, che è tutelare gli ecosistemi, gli habitat marini, l'ambiente costiero, e vuole dare il suo piccolo contributo facendo vedere che c'è una ricerca al servizio di questo uso più responsabile delle scelte del consumatore per il mare. Per l'occasione il presidente della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, il professor Roberto Danovaro, parteciperà all'inaugurazione dell'evento e terrà un intervento insieme al ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina.